Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dames et herren, señoras y señores, signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, carissimi amici web ascoltatori e web spettatori di Radio Science. Sta per iniziare provvisoriamente i due compari più uno, la diretta dei lunedì sera di RadioScience.it. Dalle ore 22 fino alle ore 23 circa, naturalmente sempre orari italiani, vi terremo compagnia con Gianluca, Luca, Priscilla e l'immancabile, il mitico, il grande, l'insostituibile Saiuz! Vi ricordiamo che tutti i programmi li potete riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Saiuz. E tutti i nostri contatti, anche con la possibilità di scriverci e pure di intervenire in diretta, li trovate, e indovinate un po' dove? Su www.radioscience.it. Ed ora finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di Radio Science abbia inizio. Provvisoriamente i due compagni più uno, via! Molto bene cari amici, eccoci qua di nuovo con l'ennesima puntata di Provvisoriamente i due compari più uno. 20 giugno 2016, sono le 22.07 in questo momento. Abbiamo, cosa volete farci? La puntata è iniziata un po' in ritardo per colpa mia, per colpa del vostro caro Saiuz. Volevo fare un'entrata alla Gianluca Mancuso, caro Ugo, tu non ti sei dato l'audio, però non puoi parlare. Una non bellissima entrata. Assolutamente vero. Vabbè, staremo a vedere. Ecco, volevo fare questa entrata da Gianluca, ma io non ci riesco, non sono Gianluca, insomma, il nostro grande attore, il nostro grande artista. Gianluca, che in questo momento, questa sera anzi, non può essere con noi perché è infortunato, ha avuto un piccolo, non so quanto piccolo sia, incidente pochi giorni fa. Quindi facciamo a Gianluca tantissimi auguri di una buona guarigione, pronta e buona guarigione, no? Perché non si può mai sapere con la medicina in Italia. Esattamente. Bene, allora iniziamo questa puntata, mi sembra, se non vado errato, la 54esima puntata più puntata meno, e avremo un ospite che presenteremo. Chi ha la facoltà di guardarci sulla web tv può già vedere l'immagine dei nostri ospiti, ma questa sera dell'ospite avremo solamente uno soltanto dei componenti di questa band. Volevo solo ricordare alcune cose fondamentali. Innanzitutto che la puntata avrà un inizio tutto particolare. Dopo la mia presentazione manderemo subito un brano e poi dopo al rientro partiremo veramente con l'ospite, insomma faremo sviscerare al nostro ospite tutto quanto sulla band, cosa sono, cosa fanno, cosa vogliono fare, dove vogliono andare, insomma se hanno scalato le montagne, tutto quello che hanno voglia di fare, insomma ce lo devono dire questa sera, perché come si dice, parlate adesso o tacete per sempre. Allora vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni in diretta, vanno in onda a reti unificate, su 5-6 web radio, perdo sempre il numero delle web radio, caro Ugo, 6 web radio, Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgarete in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valsugana dalla Valsugana, ovviamente oltre a Radio Science. In più questa ma sera non era Valdichiana? Sì, Valdichiana, vedi che mi perdo proprio. La vecchiaia. Valdichiana, sì, della Valdichiana, ma porca miseria, ma guarda te sottoso cosa mi fa dire. Allora vi stavo appunto dicendo, perché Ugo tenta di farmi perdere il filo del discorso ma non ci riuscirà questa sera. Questa trasmissione andrà anche sulla web tv di Radio Science, che è visibile sul nostro sito radioscience.it. vedrete solo me come
come immagini in movimento, il mio baffo che si muove. Ebbene, e allora su Radio Sites le due, i due canali, e in più stiamo andando in onda anche sul live stream Ustream e sul canale YouTube. Detto questo, caro Luca, voglio ricordare a tutti gli amici che ci stessero ascoltando in questo momento che è aperta la chat, quindi quando sarà il momento potrete fare le vostre domande all'ospite, diciamo ospiti, dai, anche se c'è un solo rappresentante da quello che ho capito questa sera, tramite la chat, ma non solo, potete anche chiamarci in diretta 0422 1626 622 per dire la vostra in diretta, mi raccomando però senza parolacce. E in più abbiamo aperto anche il canale SMS e messaggi vocali con WhatsApp, quindi 393 78 80 195. 22:11 in questo momento, benissimo. Io direi quasi quasi, Ugo, mandiamo un brano e poi facciamo entrare l'ospite o gli ospiti della serata. Ugo, a te l'onore e l'onere di dire il titolo del brano, perché sai che il mio inglese è tutto napoletanizzato, quindi non capirebbero. Ma anche il mio inglese non è che sia il massimo. Comunque l'artista di stasera è Thomas Allan con Works Like Chaplin. Start to shake, trouble to be made. Sooner or later he'll pick up the phone. The man who helps him fix, the man who calms him down. His number is the only on speed dial. So he calls him up and gives a place, and 10 minutes later he'll be gone for a while. And he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Now, 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 now. He's lost some weight and says it's too late to call his wife and see his kids, 'cause they won't pick up the phone. Now he's all on his own, and he knows the reason why. 'Cause he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. And he has nothing to lose. No, he has nothing to lose anymore. Anymore. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start. And he walks like Chaplin, but he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond.
Yeah, he walks like Chaplin and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin and he talks like Bond. Bene, 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 eccoci di ritorno, cari amici. Avete ascoltato un brano che purtroppo non fa parte della collezione della band che abbiamo ospite questa sera. Ce ne dispiace perché, appunto, non vi ho detto prima che la band è sotto SIAE. Sapete, purtroppo non possiamo mandare i brani SIAE questa sera. Ce ne dispiace tantissimo, lo diciamo appunto perché merita veramente. Però non lasciate la nostra chat su radioscience.it, perché fra non molto Ugo posterà uno dei video di questa band. La band sono gli Azimuth, non so se ho detto bene, dopo il rappresentante di questa band ci dirà insomma esattamente come si chiamano, eccetera. Però nel frattempo volevo dirvi che è rientrata con noi la carissima Priscilla Marvel. Toc toc, Prisci, ci sei? Batti un colpo. Ci sono. Buonasera. Io quanto mi sei mancata, guarda. Guarda, non lo voglio sapere. No, a parte gli scherzi, saluto Luca che non può esserci stasera con radio, e Gianluca che purtroppo non mi hanno dato, diciamo, buone notizie, quindi spero che possa tornare presto anche Gianluca in trasmissione. Cavoli, tutte le volte non riusciamo mai a beccarci, quindi ma Gianluca sai che insomma ha avuto un incidente, quindi in macchina, auto, quindi purtroppo... Un caro abbraccio e un saluto a Gianluca. E volevo salutare, visto che adesso ho notato che qualcuno ha scritto in chat, la Clara che saluta, e anche Fabio, che Fabio credo che forse sia lo stesso che ha scritto anche nelle scorse puntate, non lo so. Fabio è un ascoltatore assiduo di Radio Science, sia di questa trasmissione Due Compari che di Social Evolution, nell'altra trasmissione. Priscilla, fa attenzione un attimo, perché ogni tanto la tua voce se ne va per i fatti suoi, cioè non la sentiamo. Ok, quindi ditemelo se non si sente, ecco. Troppo, a volte sono inchi tecnici che possono capitare, certo. Mi sentite? Adesso sì, c'è stato un attimo, okay. Diciamo di panico. Purtroppo è un po' la connessione, comunque nel caso vi scrivo, ecco. Se no mi chiami come al solito, sai. Ok, ti chiamo, certo. Allora, bando alle ciance, visto che sono già le 22:20, facciamo una chiacchierata con il nostro amico Edoardo degli Azimuth. Ciao. Buonasera, piacere. Ciao Edoardo, allora, non far caso a Priscilla, perché Priscilla se ne va per i fatti suoi con la voce questa sera e a spasso per il mondo. Vabbè. Ok. Ditemi qualcosa se non sentite più, altrimenti Sayuz mi chiamerai. Vai tranquilla. Sayuz. No, vai tranquilla, okay. Vai. Allora... Tu che ruolo hai, sì, nella band degli Azimuth? Partiamo da questa domanda. Sì, partiamo dall'ABC. No, allora niente, mi ripresento, sono Edoardo e sono appunto il bassista degli Azimuth. E siamo una band del Novarese, abbastanza giovane, dire la verità. Siamo nati 2 anni fa praticamente, anche se ci conosciamo da parecchio tempo, io e gli altri componenti della band. E come conosciuti? Così a me piacciono queste storie di amicizia nelle band. Sì. No, non volevo allargarmi troppo, ma se mi dai permesso va bene. Vai, ti è tutto permesso, vai. No, beh, sostanzialmente ci siamo conosciuti, non dico tra i banchi di scuola, perché in realtà frequentavamo licei o istituti tecnici diversi, però ci siamo conosciuti appunto... Io ho conosciuto gli altri ragazzi che avevo 17 anni, quindi sono ormai 9-10 anni fa, adesso ne ho 26. E niente, da quando ci siamo conosciuti
aspetta, la prima volta che ci siamo conosciuti appunto è stata a un campo estivo, facevo l'animatore, mi sono conosciuto con quest'altro ragazzo che è Enrico, che è il cantante della band, e da lì in poi abbiamo suonato insieme con diversi progetti. Il progetto Azimuth è partito appunto 2 anni fa dopo una serie di cambiamenti, crescite personali, scelte personali. Ok, allora dalla chat, mi è arrivata una domanda da Fabio, sì, e chiede: Azimuth, che nome insolito, come è nato questo nome? Allora, diciamo che penso sia stata la cosa più difficile in assoluto, il trovare il nome che rispettasse, un nome non banale che rispettasse quella che era la nostra, diciamo, essenza, se vogliamo usare paroloni. Diciamo che, allora, Azimuth appunto è il nome di una coordinata celeste in astronomia, e vabbè, senza farvi una spiegazione scientifica, anche perché sono assolutamente fuori materia, io sono più un umanista. Vabbè, comunque è una coordinata celeste angolare orizzontale che serve, diciamo, in parole povere, per aiutare ad orientarsi. È un punto di vista, per noi è un'angolazione, un modo di vedere le cose, e appunto noi con la nostra musica il nostro intento principale è quello di dare il nostro punto di vista alle persone che ci ascoltano, e quindi Azimuth per quello. Ma è stato un lungo percorso. Ok, ho visto che nelle informazioni, nella biografia, diciamo, prima avevate anche, sì, un altro nome, quindi immagino che sia stata, diciamo, una svolta per voi questa di poter cambiare nome. Cioè, diciamo, sì, noi appunto, sì, noi 9 anni fa appunto avevamo un nome in inglese, avevamo un altro componente, un tastierista nella band, ora siamo soltanto in 4, bassista, chitarrista, cantante, chitarrista e batterista, prima avevamo anche il tastierista. Facevamo un altro genere, facevamo alternative rock, un po' più elettronico, che scrivevamo in inglese, anche il nome era in inglese. Adesso noi, sì, abbiamo praticamente cambiato tutto. E il nome, devo dire che sì, non è in italiano, perché comunque è un nome arabo, Azimuth, però comunque è utilizzato anche nella nostra lingua corrente, almeno lingua tecnica, penso di sì. Ok, tu mi hai detto che sei, diciamo, più un umanista. Vabbè, sì. Sì, c'è, sì, nel vostro invece qualcuno che ha più, diciamo, il punto di vista scientifico, se così si può dire? Allora, scientifico non credo. Adesso non ho sindacato sulle passioni segrete dei miei amici, dei miei colleghi. Però no, devo dire che ci dividiamo quasi in due. Siamo io e il cantante che siamo più, diciamo, appassionati di... ma così, umanesimo, dico, nel senso, io sono più verso, sì, beni, sì, culturali, altri due invece sono più tecnici, c'è un ragazzo che lavora e invece un altro che fa ingegneria, quindi sì, non proprio scienza, ma sulla matematica penso che viaggi benone. Esatto. Allora, un'altra domanda che mi arriva sempre dalla chat, sì, un po' l'hai detto prima, però guarda, ripeterlo non fa mai male. Va bene, non mi sto chiedono noiando, esattamente in che genere musicale vi ritrovate, qual è il genere musicale che fate? Bene, allora, le due domande più difficili sono arrivate, quindi dai, sono più contento se mi sbrigo adesso, no, perché il nome è stato difficilissimo trovarlo, e sapere come rispondere a questa domanda è altrettanto difficile, anche perché io, essendo un divoratore di musica giornalmente, faccio fatica io stesso a dare una connotazione alle band che più mi piacciono, figurarsi alla nostra, che comunque facciamo musica nostra appunto, e quindi è difficile. Diciamo che noi solitamente, diciamo, ci connotiamo come un pop rock italiano dalle sfumature un po' inglesi, nel senso che come sessione ritmica è un pop classico in 4, la maggior parte dei casi, mentre le chitarre seguono un po' più le armonie e i suoni inglesi dell'indie rock inglese. Okay. Ecco, questa è la posso un attimo intervenire, Priscilla? Sì, dici, sai. Volevo chiedere a Edoardo, no, ci parlava appunto che si richiamano molto, sì, all'indie rock inglese, eccetera, ma avete
qualche gruppo o anche qualche cantante al quale vi riferite, diciamo, oppure è prettamente, cioè, è solo vostro, senza che non conosco piazzate, ecco. Cioè, ispirarsi a qualcun altro è sempre, penso, il carburante per ogni band. A livello personale penso che abbiamo ascolti molto eterogenei l'uno con l'altro. A livello di gruppo sicuramente tu parlavi di indie rock, va bene, o meglio io parlavo di indie rock nel senso che ci ispiriamo molto alle figure tipo Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, okay. Editors, queste qui sono, diciamo, le figure di quel genere a cui traiamo più spunti, anche se in realtà io sono più su un altro genere di musica, ma non mi faccio problemi ad ascoltare qualsiasi tipo di musica in effetti. Comunque, già da farvi un plauso, perché già fate musica vostra, e questo è importantissimo. Esatto. Perché io ho conosciuto molte band però che fanno cover oppure sì. Insomma, non ma è... guarda, sì, io ho avuto la fortuna appunto di conoscere questi ragazzi qua che hanno sempre avuto questa predisposizione a creare qualcosa di nuovo. Fino a 10 anni fa l'abbiamo fatto, anche se facevamo tutt'altro, però sì, c'è sempre stata la voglia di dire la nostra, ecco, diciamola così. Esatto, sì, questa è una cosa molto importante. Cioè, io concordo molto con questa visione, sinceramente. A livello personale amo molto le cover band, a meno che non sia o un tributo, quindi ci ha fatto proprio come si deve, no, uguale sono... all'originale, oppure delle cover molto personalizzate, quindi che si distaccano un po', ecco, dall'originale. Vede, però insomma ci sono delle band che fanno, cioè, sono molto bravi, insomma, sì ma sì, lì si parla di professionisti, comunque di tribute band, ecco, di persone questo. Che proprio, però insomma gli Azimut in questo caso è una di quelle band che ne abbiamo conosciuto altre, insomma, che fanno musica propria. Questa è la cosa più importante. Esatto. Perché si mettono in gioco totalmente al 100%, perché anche se si richiamano a qualche cosa o qualcuno come stile musicale, però diciamo è tutta opera della farina del loro, insomma, fatto, tutto il lavoro, sì. Loro, insomma, questo qua. E quindi, esatto, è un voler dire comunque qualcosa, volersi esprimere, ecco. Proprio questo, insomma, ecco, è quello che facevo sto applauso ai ragazzi. Allora, io, dimmi. Facevo il plauso proprio agli Azimut proprio per questo, musica loro, quindi alla grande, anche se mi dispiace un po' che sono sotto SIAE, però. Esatto, sì, purtroppo speriamo prima di riuscire a risolvere questa cosa, no, perché purtroppo scusami. Noi non potendo trasmettere brani SIAE, dobbiamo forza mandare altri brani, quindi diciamo a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento e che ci ascolteranno anche nei prossimi giorni, che le canzoni degli Azimut le potete trovare anche su varie piattaforme. Edoardo, non so se vuoi dirci tu le piattaforme oppure le dico io, cioè magari come guarda, vi trovano su Facebook, YouTube. Ma sì, noi diciamo che utilizziamo praticamente qualsiasi forma di social. Recentemente abbiamo pubblicato il nostro primo e unico album e lo potete trovare tranquillamente su i principali store digitali, che i più conosciuti, sì, insomma, Spotify, iTunes, esatto. Google Play, Deezer, cioè ce ne sono un po'. Sì, potete trovare tranquillamente lì. Vedo che comunque siete anche molto seguiti su Facebook, avete quasi 2000 mi piace, avete comunque diversi account, avete Instagram, YouTube, Twitter, Google Plus, quindi siete ben forniti dal punto di vista social. Ma sì, penso che... Per questo volevo chiedervi, dimmi. Sì. Dimmi no, pure. Penso sia un'attività necessaria al giorno d'oggi, volenti o nolenti, utilizzare anche questi canali per... esprimere ancora di più quello che vogliamo dire in tutti i sensi, quindi cerchiamo di essere attivi il più possibile su queste piattaforme. Anche è una cosa che gestite voi personalmente? Sì, guarda, solamente noi. Ok, esatto, ok, sì, volevo saperlo, perché a volte, sai, magari uno avendo anche tanti canali social, così a volte ci sono persone che magari si fanno gestire alcune pagine, invece è bello il fatto che magari mantenete anche proprio personalmente il contatto con chi vi segue, quindi anche questa è una cosa molto molto bella. E volevo sapere, non so, com'è il rapporto... Sei partita alla grande stasera, eh? Cosa? Sei partita alla grande questa sera.
Sì, ma che mi vengono le domande mentre parlo e quindi si accavallano le domande, dai. No, sai, ti hai fatto dimenticare la domanda. Hai visto, Edoardo, come si blocca subito? No, volevo chiedere. Mi sono ricordata. Ah, ecco, vai, tranquillo, no, perché sennò ce l'avevo io. Vai, vai, tranquillo. Dopo la fai tu la domanda. Allora, sì. Io volevo chiedere a Edoardo invece com'è il rapporto con i vostri fan, ovvero cioè, rispondono spesso alle cose che postate, commenti, critiche, cose positive, vengono ai vostri concerti, non so, che tipo di rapporto c'è con i vostri fan, con chi vi segue? Ma allora, non voglio dire che sono tutte domande difficili quelle che mi fai, assolutamente, ma quasi, no, dai, sto scherzando. Vabbè, dopo vinci qualche cosa, facendo dai. Musica nostra, è stato un percorso lento anche da quel punto di vista lì, nel senso che certo. Soprattutto nella nostra realtà della provincia di Novara, adesso non so da voi come se si sente meno questo problema, ma c'è poca predisposizione ad ascoltare qualcosa di nuovo comunque che non passa nei più grandi canali mainstream, quindi diciamo che per ora, anche se devo dire che da quando abbiamo pubblicato l'album o il videoclip del nuovo del singolo nostro che abbiamo fatto uscire a marzo, ovviamente pian piano la cerchia si sta allargando, però diciamo che siamo agli affezionati adesso, non ce la voglio, non vi sto a dire fesserie, per il momento okay. È così e devo dire che abbiamo un rapporto splendido, cioè più che altro per merito loro, cioè senza di loro ovviamente saremmo troppo, come si può dire, potremmo stare in saletta e autoreferenziarci, invece è veramente un bel rapporto quello che abbiamo, siamo seguiti da persone splendide, siamo all'interno di questo collettivo artistico che è nato a Novara, di altre band, ci sosteniamo a vicenda, quindi devo dire che almeno in quello siamo stati fortunati. Chiaro, la cerchia ancora le Saiuz, piccole dimensioni. Come? Volevo chiedere a Saiuz se aveva una domanda, perché prima mi No, no, stavo ascoltando okay, Edoardo okay. Che appunto parlava di questo collettivo, è una cosa che mi giunge nuovo questa qui, Edoardo. Sì, stavo parlando appunto di Caos, che appunto significa collettivo artistico orizzontale e solidale, che è nato praticamente un anno fa, quasi contemporaneo a noi, di questo insieme di band appunto del Novarese che fanno tutti i pezzi propri, tutta musica propria, e non è un'associazione, sono praticamente un gruppo di amici che si sostengono vicenda, che trovano date da condividere, seguite da figure professionali che poi sono le stesse che ci hanno seguito nel processo artistico che hanno portato al nostro album, che sono essenzialmente Sergio Quagliarelli e Diego Cattaneo, che sono i nostri diciamo produttori, e è veramente una grandissima realtà, cioè ti dà molte soddisfazioni anche se in piccolo e non ti senti mai solo, questo c'è da dirlo. Allora è una cosa importante questa, perché è la prima volta che sento di un collettivo, almeno diciamo tra le band che abbiamo avuto ospite, no? Perché sono sempre da soli, insomma, questi qua. Sì. Quindi certo. È la prima volta. Quindi voi avete anche, c'è due produttori, ma vi appoggiate anche con qualche etichetta, no? Sì, la nostra etichetta è di Ferrara. Di Ferrara, ah. In modo label. Sì, un po' distante da noi, ma sì, abbiamo aperto anche questa relazione con questa etichetta praticamente da quest'anno, sì, quando abbiamo deciso di pubblicare il nostro primo EP, il nostro primo album con loro. E quindi è una sfida questa qui, il primo album pubblicato, insomma, proprio una sfida, insomma. Avete deciso di sfidare il mondo, avete deciso. Cercato, combattuto per la sua uscita, era da anni che era il nostro sogno nel cassetto, avevamo un po' di cose in ballo, un po' di canzoni, idee per la testa, poi appunto 2 anni fa quando abbiamo deciso di fare le cose un po' più seriamente, quando abbiamo cambiato un po' rotta, abbiamo scelto il nome, abbiamo cambiato percorso, si è appunto scelto di fare un percorso lento
evitare di uscire troppo dal vivo per il momento, entrare in studio di preproduzione e poi in studio di registrazione, per appunto far uscire praticamente due mesi fa addirittura il nostro primo album. 2 anni di lavoro, ma siamo stracontenti di questo. Questo è importante, anzi noi abbiamo postato sia Testa di Caso che io abbiamo postato, perché l'assistente alla regia si chiama così, insomma c'è il testo nome, abbiamo postato appunto alcuni link per andare appunto a vedervi su YouTube, nella vostra pagina YouTube eccetera, insomma ascoltarvi qua, ascoltare qualcosa di voi. Purtroppo abbiamo tra virgolette questo handicap che, non essendo SIAE, sotto SIAE non possiamo mandare i vostri brani, certo. Però ce ne dispiace in parte, però noi cerchiamo di portare avanti lo stesso il vostro discorso, insomma la vostra, cioè farvi conoscere almeno a tutto il pubblico di Radio Science, se si può dire pubblico. Siamo molto grati al condominio di Radio Science, va bene così, è un po' più piccolo, io sono il portiere di questo condominio. Priscilla, vai tranquilla, io direi quasi quasi, Priscilla, nel frattempo mandiamo un brano. Yes. Così ci organizziamo le idee, il mio neurone si accoppia col tuo un attimino, cercano di capire che cosa vogliono fare nella vita, e poi dopo riprendiamo con Edward e con gli Azimuth, ok? Perfetto. Testa di Caso, qual è il brano che ci mandi? Priscilla, lo leggi tu, io sai che allora, il mio inglese. Thomas Allan, questo è il cantante, e la canzone si chiama Standing in Line. Vai Sayuz con il brano. Tiptoe the room, the floorboards creak. Says the girl, cold in the heat. And pin me up and never take me down. Go sing the bothered boy blues, not wearing a frown. And I can tell some tales every now and again. And I can tell you're down when we kiss in the rain. When we kiss in the rain. When we kiss in the rain. Like today. Screen beside the ragman and his dog when you're just a teen. And fake the smiles like lovers and clowns. Go downtown, nervous breakdown. And I can tell some tales every now and again. And I can tell you're down when we kiss in the rain. When we kiss in the rain. When we kiss in the rain. Like today. And we still don't know, are we right or wrong? Are we standing in line for the things we'll never have? We'll never have. And we still don't know, are we right or wrong? Are we standing in line for the things we'll never have? We'll never have. Oh no. We'll be right back.
Buonasera, bentornati su www.radiosaiuz.it. Qui vi parla Priscilla, quasi come tutti i lunedì. Adesso era un po' di lunedì che non c'ero, adesso spero di riprendere e di riprendermi da tutti questi impegni che mi hanno tenuta occupata i lunedì. Vi ricordo che potete seguirci su www.radiosaiuz.it, scriverci in chat se volete porre delle domande al nostro ospite, anzi in realtà ai nostri ospiti, anche se c'è solo Edoardo, il bassista degli Azimuth. E vorrei ricordarvi anche il link dove poter seguire questa band, quindi trovate su Azimuth Italia su Facebook, Azimuth Official su Instagram e Azimuth su Twitter, anche Azimuth Official su Twitter sempre, e potete trovare il loro nuovo album uscito il 6 maggio su Spotify. In chat troverete tutti i link, sempre su www.radiosaiuz.it. Allora, torniamo a parlare appunto di questa band indipendente italiana della provincia di Novara. Non so se faccia provincia Novara. Sì, 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 provincia. Ignoranza grafica. Bene, almeno non ho fatto una figuraccia per questa sera. Non è mai troppo tardi, comunque, perché di solito tutti i lunedì succede sempre qualcosa. Allora, è uscito il vostro nuovo album, o forse è meglio dire EP, dal titolo sì. Resistenza, il 6 di maggio. Raccontaci un po' di cosa parla. Allora, come vi avevo detto prima, quello che sì, sembra banale dirlo, ma quello che noi vogliamo fare con la nostra musica è appunto dare il nostro punto di vista su quello che è l'uomo e diciamo la sua psiche, i suoi pensieri. E Resistenza parla soprattutto di questo, non va inteso in senso politico, anche se con tutto il rispetto parlando, ovviamente, non è la resistenza storica, sì. Ma è diciamo la resistenza interiore nostra per diciamo affrontare le difficoltà che la vita ci pone di fronte. E i testi, diciamo, anche se non sono, a dire la verità, strettamente collegati da loro, non è un concept album, ma comunque bene o male parlano di questo tentativo di rapportarci con il prossimo, con se stessi, diciamo. Ok, volevo sapere, visto che prima non lo abbiamo detto, ma questa è una curiosità che ho ormai già da una buona mezz'ora, sì. Chi scrive le canzoni, i testi, se magari qualcuno di voi scrive solo la musica e qualcuno solo i testi, come vi vengono le idee, non lo so. Io mi dimentico facilmente di qual è il processo, perché siccome ne succedono così tante, facciamo passare tanto tempo tra arrangiamenti e non, che si perde di vista chi è stato il primo. Adesso la faccio facile, quasi sempre, anzi praticamente sempre, l'idea viene principalmente dal cantante, che magari con una bozza di testo e una bozza di accordi, di armonia, ci dà l'idea, ma soprattutto ci fa capire quello che lui si aspetta dalla canzone che si è figurato nella testa. E poi da lì nasce appunto un percorso di insieme, cioè praticamente insieme facciamo nascere la canzone, la melodia, qualche accorgimento sui testi, magari perché ne parliamo insieme a voce, appunto, okay. Dovendo dare una visione di quella che è il nostro punto di vista, non quello di uno, ci piace anche parlare di quello che il testo vuole dare. Certo, discutete spesso mentre magari dite le vostre opinioni, cioè nel senso che sì. Comunque capisco che sia molto difficile quando una persona magari ha in testa una bozza della canzone e poi viene stravolta da altre tre persone, no? Perché poi è quello che succede, cioè vi mettete diciamo insieme, cioè, quattro teste, ovviamente la pensate magari in modo, anche se simile, comunque in modo diverso, e quindi volevo chiedere appunto se discutete. Guarda, a dir la verità, diciamo, i nostri rapporti anche di amicizia si incrinano. Ma no, ma ci vogliamo tanto bene, anche se a volte in fase di composizione
volano parole, però, ma no, cioè, con affetto ovviamente si intende. Ma a dire la verità, più che dal punto di vista compositivo per quanto riguarda i testi, che bene o male la nostra visione, vivendo quasi in simbiosi adesso, non voglio esagerare, ma comunque avendo un rapporto molto stretto con i miei colleghi, abbiamo, diciamo, una visione quasi uniforme, più che altro dal punto di vista dell'arrangiamento della parte strumentale. Lì c'è qualcuno che ha idee diverse, ci scontriamo un attimo, poi devo dire che è l'insieme che poi fa sì che il pezzo prenda una forma omogenea, in cui non traspare l'idea di uno ma l'idea di tutti, ecco. Certo, allora io volevo anche chiederti un'altra cosa. Voi sì. Nella vita, cioè, questa è una domanda che in generale facciamo così, ma voi nella vita cosa fate? A parte suonare, cioè, lo fate di professione? Avete studiato, non so, musica, e quindi magari allora, musica, o insegnate, non so, fate tutt'altro, Adesso ti faccio ridere un po' se vuoi. Io, vabbè, faccio musicologia a Milano, all'Università degli Studi, okay. E domani ho un esame, quindi no, cerco di stemperare la tensione con voi. A parte gli scherzi, sì, non è uno scherzo, ma parliamo d'altro che non ci voglio pensare. Io sì, sono studente universitario, appunto, sono laureato in storia alla triennale, poi ho deciso di specializzarmi in storia della musica, in musicologia. Gli altri due ragazzi studiano anche loro, uno ingegneria, l'avevo ricordato prima, e l'altro design della comunicazione. E invece no, abbiamo il nostro vecchietto della band, il più anziano, cioè di un anno, non è che c'è tanta differenza, ma che lavora ormai da anni. No, praticamente o si studia / lavora o si suona, quindi esatto. Il divertimento è quello che viene quando siamo insieme, quindi diciamo che è un rapporto molto stretto il nostro. Non fatevi strane idee, ma è così. Ok, allora per Fabio, infatti, poi questa domanda un po' si collegava alla domanda che Fabio ha fatto adesso in chat, che chiede quanti anni avete. Allora, siccome l'abbiamo detto anche prima, siete intorno ai 26-27 anni, da quello che ho capito, quindi sì, siete abbastanza giovani. Anche perché mi ci mette in mezzo, spero... spero di esserlo abbastanza. Io mi sento già vecchio per suonare, sai. Non sa l'età di Saiuz, per questo si sente vecchio. Va bene. No, comunque siamo in scala praticamente, andiamo dagli anni 89 al 92, siamo 89, 90, 91 e 92, dai 27, quasi 27 anni ai 24. Ok, sì, quindi siete comunque molto giovani. E Fabio vi fa anche complimenti per le tematiche affrontate nell'album, quindi detto che sono tematiche comunque molto intime e particolari, quindi vi fa i complimenti. E io volevo anche chiederti una cosa, ho visto che avete un video su YouTube, volevo chiederti com'è stato il vostro rapporto con la videocamera, quindi dal passare, diciamo, dal fare musica magari in saletta o nei concerti al dover invece apparire in video, che è comunque una cosa un po' diversa. Ho visto che comunque avete un look molto, anche molto forte, che comunque vi ponete in una maniera molto forte, e secondo me arrivate anche molto bene in video. Voi come vi siete sentiti? A vostro agio? Vi è piaciuta? Vi siete divertiti? È stata un'esperienza che vorrete ripetere? Allora, a livello personale avevo già avuto un'esperienza non simile, ma quasi, nel senso che ero stato chiamato per fare l'attore in un video, ma non vi dirò altro perché voglio evitare che andate a cercare. Mentre invece con loro sì, è stata un'esperienza unica, un altro sogno che si è avverato, perché volevo giusto spendere due parole sul video. Con l'EP, un mese prima dell'EP, abbiamo voluto dare questa anticipazione con il singolo nostro che si chiama Abbraccio Vago, uscito appunto come videoclip. E come ci siamo trovati? Strani, sicuramente strani.
passare dal trucco prima e poi suonare per finta, lo si può dire tranquillamente, suonare per finta davanti a una macchina da presa, è una emozione veramente strana. E però devo dire che è stato divertentissimo, anche perché il video è uscito come collaborazione nostra con un altro gruppo di ragazzi che fanno parte appunto di questo altro collettivo che si chiama We Are Dreamers, e loro si occupano appunto di produzioni di videoclip, di video appunto, e quindi sono dei ragazzi che abbiamo conosciuto, abbiamo fatto amicizia con loro, è uscita con una collaborazione che è stata, cioè definirlo lavoro è tanto, più un divertimento, ed è uscito un lavoro che noi amiamo, cioè il nostro primo videoclip, siamo molto affezionati al nostro primo videoclip per come l'abbiamo vissuto e per il risultato, che a noi piace un sacco. Poi per carità, se piace anche agli altri tanto meglio. Beh, direi che si è andato molto bene, visto che avete più di 5.000 visualizzazioni, quindi penso che nel breve tempo in cui l'avete pubblicato dovete ritenervi anche molto soddisfatti di questo. No, infatti per ora non ci lamentiamo per nulla, anche perché sì, è uscito da 2 mesi e mezzo praticamente, e, no, siamo molto soddisfatti di questo, anche i feedback che ci arrivano sono molto buoni, vedremo, ecco. Per ora siamo contenti, assolutamente. E poi volevo chiederti anche un'altra cosa. Sì. Ho visto che comunque avete, diciamo, sviluppato un logo di Azimut. Volevo sapere se la grafica della copertina del disco, o comunque il logo. Sì, sono collegati. Vi fate aiutare da qualcuno? Come, quindi scusa, non ho capito. State aiutare da qualcuno per le grafiche del vostro progetto? No, guarda, di grafiche se ne occupa completamente il nostro cantante, che è anche designer. Ah, quindi un punto in più a nostro favore. No, una preoccupazione in meno da cercare fuori, più che altro. Sì, il nostro simbolo è fatto appunto da 2 angoli che poi sono la A e la U romana del nostro nome. Simboleggiano appunto 2 angoli che a loro volta vogliono rappresentare quello che è il nostro nome, quindi Azimut come angolazione, e anche la copertina del nostro album abbiamo incarnato il nostro simbolo appunto con delle mani femminili, per dare proprio più vicinanza al simbolo a quello che è il nostro principale oggetto di studio, diciamo, che è l'uomo, ecco. Ok, infatti devo essere sincera, il logo che avete fatto mi piace veramente molto. Sinceramente non avevo pensato alla questione dei punti di vista, ma l'ho visto meramente proprio come un logo e basta. Mi piaceva comunque perché, anche se molto semplice, è d'impatto. Poi effettivamente sì, ripensando al nome del vostro gruppo, che appunto è una sorta di punto di vista... effettivamente calza proprio bene, quindi complimenti perché è molto bello, complimenti al vostro cantante. No, grazie. Che è Enrico? Enrico, giusto? Sì, per sì, Reggio. Enrico. Sì, esatto. Ciao, esatto. Enrico, ti salutiamo. Ma salutiamo anche Christian Ferrini alla batteria e cori. Cavoli, batteria e cori, va, è complicato, bravo. Michele Pagliari. Sì, ma anche lì sono dolori, ma poi le soddisfazioni arrivano, quindi so quanta fatica ha fatto lui, ma anch'io faccio qualcosina di cacori, però di meno rispetto a lui. Immagino, cioè, poi per chi suona la batteria credo che sia veramente difficile. Sì, però lui ha veramente una bella voce. Sei stato fortunato, al contrario. Adesso il mio ragazzo quando lo vedrò la prossima volta, perché noi abbiamo un progetto che è un duo praticamente, uh-huh, pianoforte e batteria, e lui vorrebbe fare da una vita i cori, ma glielo impedisco perché è stonato, ma la persona più stonata del mondo, quindi perfetto. Quindi proprio siete stati molto molto fortunati. E allora io vorrei ripetere un attimo i vostri contatti, che sono Azimut, quindi scritto Azimut Official, su Instagram, YouTube, Twitter e Google+,
e in più Azimut Italia su Facebook. Quindi ragazzi, andate ad ascoltarvi le loro canzoni, perché noi purtroppo non possiamo farle ascoltare sempre per i soliti motivi che abbiamo, che abbiamo insomma con la SIAE, ovviamente, che non possiamo trasmettere brani SIAE ma solo in licenza Creative Commons. Allora, altra domanda sempre da Fabio tramite la chat: avete collaborazioni con altri con altre band? Ci sono state, ci saranno? E se sì, se ci sono state, come vi siete trovati? Sì, è un po' quello che dicevo prima, riguardo al collettivo artistico che si è creato in questo anno, sì, che poi in realtà è stato, diciamo, il formalizzare un rapporto che si è creato negli anni. Comunque siamo cresciuti bene o male tutti insieme, anche se abbiamo suonato in band diverse qui in Novarese. Devo dire che appunto la provincia di Novara è un po', come che si può dire, contrastano due cose: quello che è il disinteresse a livello generale delle persone verso musica indipendente, sì, musica nuova, ma anche a livello di locali abbiamo pochissime possibilità di esprimerci. Ma tutto questo fa contrasto con una qualità, non sto parlando di noi ovviamente, adesso parlo delle altre band, perché non voglio autocelebrarmi e autocelebrarci, ma devo dire che la qualità della nostra provincia, io che la conosco molto bene, è veramente importante, anche perché stiamo riuscendo ad avere dei risultati anche a livello nel nord Italia abbastanza soddisfacente. Adesso non voglio dire troppo perché qualcuno mi può chiamare e linciare, ma tornando alla domanda, il nostro rapporto con le band, sì, c'è una collaborazione proprio a livello di amicizia. Poi è chiaro, se c'è da scambiarsi le date, se noi abbiamo degli impegni, se chiamiamo un'altra band, la nostra amica, questa sì, diciamo che è una collaborazione. A livello lavorativo, proprio dal punto di vista professionale, beh, non ancora, ma quasi. Appunto, più che altro un rapporto di amicizia che ci fortifica e ci fa crescere, perché comunque hai sempre un parere anche da qualcuno che è al di fuori dalla band tua, sì. Un parere ti arriva sempre da qualcuno che ti fidi, quindi che è sincero. E no, è tutto molto bello, sì. Tu hai detto prima che studi, sì, storia della musica, giusto? Sì. La domanda da $1 milione. No, perfetto. Scherzo, guarda, puoi anche dirmi, guarda, non so cosa risponderti. No, perché ogni tanto mi vengono delle domande così, e visto che comunque studi storia della musica, è una domanda proprio, sentiti libero di rispondere quello che vuoi. Tanto ormai sono le 11, quindi... No, tu come lo vedi... Va bene. Dimmi. Come lo vedi il futuro della musica in Italia? Cioè, visto che comunque ci sono pochi locali in cui esibirsi, la gente non è interessata, come lo vedi il futuro delle band in generale, sia quelle che fanno cover che non fanno cover? Non so, una tua opinione su questo. Ma da un lato dico che prima o poi le cose dovranno cambiare. Più che altro, che quello che io noto, che ho sempre notato, magari sbaglio, in Italia, è che più che puntare sulla, si abbia paura a puntare sulla quantità adesso, sì, che non sempre è un bene, per carità, ma sembra che si abbia paura a puntare su, o paura, o perlomeno si abbia la possibilità economica di puntare su più ragazzi, su più artisti. E quindi questa cosa qua non l'ho mai capita, più che altro perché ci arrivano anche noi, quando ci rapportiamo con i piani alti, ci sono arrivati diversi pareri positivi, ma sempre la solita risposta che non abbiamo potere economico da portare avanti una band come la vostra, noi ci rivolgiamo alle band che vincono i talent show, e cioè, da questo punto di vista non sono molto ottimista, però spero che le cose possano cambiare, ecco, in qualche modo, anche perché secondo me, appunto, dicevo prima, girando in giro un po', adesso non abbiamo girato bene l'Italia ancora, abbiamo fatto un tournée nel nord Italia e anche verso Bologna, un po' al centro, abbiamo comunque trovato veramente una qualità a livello di band originali, indipendenti, che nulla hanno da invidiare
a dei mostri sacri, ovviamente, della musica italiana, che però hanno bisogno, secondo me, di un ricambio generazionale. Sì, concordo con questo tuo punto di vista. Mi auguro anch'io che possa andare, diciamo, sempre meglio il futuro per le band indipendenti che fanno comunque, sì, canzoni proprie, inedite. E io, per quanto mi riguarda, cioè per come la penso, penso che, nonostante tutto, cioè, a parte chi vince talent, molto spesso non scrive le canzoni, eccetera eccetera, ci sono logiche commerciali dietro. Sì, sì, poi è un discorso che potremmo stare qua una giornata intera, diciamo, a parlarne. Diciamo schifo, per quanto... esatto, sì. Fanno... sono politiche commerciali dietro che fanno un po' abbastanza schifo per quanto riguarda la musica, per come dovrebbe essere concepita la musica. Quindi io sono comunque dell'opinione che ciò che rimarrà saranno comunque le canzoni indipendenti dell'underground, che sono quelle che esprimono veramente quello che è lo stato, diciamo, attuale del periodo storico in cui siamo adesso. Cioè le canzoni che trasmettono la maggior parte delle volte in radio non rispecchiano quello che è la situazione attuale, la situazione storica in cui viviamo, non rappresentano i giovani che fanno musica. Quindi io spero e mi auguro che ciò che rimarrà saranno i progetti, quelli indipendenti. Prima o poi spero che qualcuno se ne accorga di questa cosa. Sì, sì, è assolutamente condivisibile quello che dici. Sì, sì. Allora, passiamo a quando... discorsi seri. No, scherzo, anche questo qua è un discorso abbastanza serio, ma abbastanza libero. Ho visto che comunque avete fatto diverse date, da poco avete partecipato alla Festa della Musica, credo a Brescia, se vi sto stalkerando, sì, sui vari profili. A parte che siete riusciti a suonare, perché io ho visto che c'è stata un sacco di pioggia, almeno dalle mie parti. Io sono stato zitto per passare la parola, però allora è stato strano lì, te la racconto in un minuto scarso. Praticamente sì, dovevamo partecipare appunto alla Festa della Musica di Brescia, che era questo weekend. Poi in realtà il nostro Enrico si è preso una laringofaringite acuta. Cavolo. E abbiamo dovuto, diciamo, dire di no alla data, alla data sul palco ufficiale. Poi in realtà noi tre avevamo preso chitarre acustiche e così abbiamo preso la macchina e siamo andati a fare un po' di bascheraggio in giro per le strade, fino a che è venuto giù il diluvio e quindi basta, abbiamo detto bene, esperienza finita, possiamo rincasare e basta. No, vi capisco, perché io poi tra l'altro ero da quelle parti, cioè ero dalle parti vicino a Como, quindi disastri su disastri. Ecco, esatto, perfetto. Quindi sì, capisco, sì. Purtroppo l'estate non è ancora arrivata. E no, per niente. Voglio chiederti se avete altre date, quindi dove la gente possa venirvi ad ascoltare dal vivo. Domanda da un milione di dollari. Sì, allora in realtà adesso stiamo facendo il rush finale, diciamo, poi magari in qualche settimana di vacanza ce la prendiamo anche noi, perché è da 2 anni che anche la nostra attività dal vivo, è soprattutto l'anno scorso, è stata intensa, e soprattutto nel nord Italia. Allora adesso abbiamo un'altra data questo venerdì a Domodossola, e un'altra data importante che abbiamo, diciamo, tra pochissimo, il 2 di luglio, e siamo alla finale dell'Emergenza Festival d'Italia 2016. E sì, adesso per scaramanzia non dirò altro. No, è stato un bel traguardo quello di aver raggiunto quella finale lì, che si svolgerà all'Alcatraz di Milano, e grande palco, già quello basta e avanza. E poi altre date a luglio, diversi festival, ma le più vicine sono queste. Comunque delle belle esperienze. Sì, 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 assolutamente. I nomi dei festival magari a cui parteciperete, così magari se qualcuno sta ascoltando e diciamo magari vuole, è curioso e vuole venire a sentirvi, può fare. Allora, beh, innanzitutto noi, nel caso saltasse fuori qualcosa di nuovo, teniamo sempre comunque la nostra pagina di Facebook assolutamente aggiornata. Adesso fino a luglio, a parte questa data appunto qua di Milano, siamo praticamente nella zona nostra, nel Novarese del Verbano. Però appunto, se volete segnarvi una data, ci fate un favore e venite a Milano all'Alcatraz il 2 di luglio e sarà una bella festa. Ok, allora io, se potrò
Verrò perché sono spesso da quelle parti, ma non so mai quando vado in quel di Milano, e quindi per il momento non ne ho ancora idea. Allora, mi dicono che il tempo si sta sta finendo, perché sono le 23:06. Mm-hmm. Allora, io volevo ricordare i vostri contatti, che sono Azimut Italia su Facebook, poi abbiamo Azimut Official su Instagram, Twitter e YouTube. Mi raccomando, scaricate legalmente l'album La Resistenza. Legalmente l'album La Resistenza degli Azimut su Spotify, iTunes e tutte le varie piattaforme su cui riuscite a trovarlo, e magari lasciate anche un feedback a questi bravi ragazzi nei commenti di Facebook o sul video di YouTube, che hanno fatto veramente un bel video e una bella canzone comunque. E grazie mille. Spero che appunto possiate, che il pubblico, comunque chi ci sta ascoltando, possa comunque anche solo andare a vedere il video su YouTube. Comunque sosteniamo veramente la musica indipendente, perché è veramente qualcosa di molto importante e soprattutto anche molto coraggioso. Allora, io ringrazio te, Edoardo. Ma ci mancherebbe, grazie a voi per lo spazio ci avete concesso. Io ti faccio l'imbocca al lupo per domani. Ah, viva il lupo, crepi come vuoi tu, guarda. Mangiamoci il lupo. Sì, esatto. Sarà una notte insonne, già. Speriamo di averti fatto passare almeno un'ora di spensieratezza. No, guarda, mi ha fatto piacere, fidatemi, assolutamente. Saiuz, volevi dire qualcosa tu? No, volevo salutare questi ragazzi, veramente, insomma, io non dico in bocca al lupo, non dico niente, ma mi piacerebbe, insomma, che tutti quelli che ci hanno ascoltato stasera, insomma li vadano a visitare, insomma, anche in queste live, in queste manifestazioni che fanno, perché esatto, è importante anche sentirli dal vivo, non solo registrate. Però insomma, per il momento accontentatevi delle pagine che vi ha detto Priscilla su Facebook, Instagram, YouTube, e chi più ne ha più ne metta, insomma, è andato a trovare, almeno ascoltate, insomma, quello che fanno. E poi volevo salutare tutto il condominio. Sei di morale. No, è che ho avuto dei problemi tecnici. Vabbè, dai. E stavo lì, che sai quando stai con la testa, col pensiero, dici, ma quel problema lì lo volevo risolvere in quel modo, vabbè, insomma. Niente, volevo salutare il condominio di Radio Science, tutti quanti, insomma, grazie per averci scritto, Fabio, Clara, fare un book in... Insomma, un saluto particolare anche a Gianluca, il nostro caro e mitichino Gianluchino Mancusino, che si rimetta presto in piedi, insomma, e che non soffra più. Sono detta così. No, no. Ciao, sì, garantisco. Speriamo che questo augurio di Saiuz ti porti fortuna. No, ciao, Gianluca. No, ma volevo fare, perché volevo fare una cosa, una battuta, no, verso Gianluca, ma non è giusto, nutro sparare sulla Croce Rossa stasera. No, ciao Gianluca, mi raccomando, rimettiti in piedi, fai presto, perché ci manchi. Allora, detto questo, io mi ricordo a tutti gli amici che domani sera non ci sarà la diretta Don Chisciotte e Mulini a Vento, perché manderemo una replica, perché insomma è già andato in ferie il caro Alfredo Story. E questa puntata la potete riascoltare già da domani sera su YouTube, quindi preparerò domani il podcast tutto tranquillo, insomma, lo metteremo su YouTube, e può andare in replica anche sulla web radio, la web tv è solito orario 14:30 sulla web radio, e sulla web tv la replica alle 14. Bene, io ho detto tutto. Priscilla, ti ripasso la parola, vuoi far salutare Edoardo? Se è da salutare, ciao mamma, ciao papà, no? Segui, esatto. Allora, facciamo prima salutare Edoardo. Non so, giusto, perché io non te l'ho chiesto, scusami, prima, se volevi salutare qualcuno in particolare. Guarda, mando un saluto profondo al professore che mi interrogerà domani, gli voglio bene, se mi sta ascoltando sia clemente, basta. No, dai, saluto tutti quelli che ci hanno sentito stasera,
e tutto quello che ci arriverà sarà un regalo, e niente, amici, parenti, tutti quanti. Okay. Soprattutto allora, voi per la, vi ringrazio nuovamente per lo spazio che ci avete regalato. Ma figurati, guarda, a noi fa sempre piacere, diciamo, ospitare persone che appunto compongono la musica e fanno, comunque hanno progetti inediti. Questo ci fa sempre molto piacere. E sosteniamo soprattutto la musica indipendente come possiamo. Purtroppo, come abbiamo detto prima, non possiamo trasmettere le canzoni, ma comunque vi, vi sosterremo nel vostro percorso, e quando vorrete tornare sarete sempre ospiti. Io faccio un saluto anche a Enrico Ferreri, appunto Edoardo Sacchi, Cristian Ferrini, se non sbaglio, e Michele Palmieri, che sono tutti membri appunto degli Azimut. Un caro saluto agli Azimut. Continueremo a seguirvi nel vostro percorso. Io... Grazie a tutti, buona serata. Grazie, e appunto saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera. Appunto, potete riascoltare la puntata nei prossimi giorni. E niente, quindi ci sentiamo giovedì con Social Evolution, il Luca Moreno, con gli admin delle pagine Facebook più amate. E un caro saluto a Luca, che appunto oggi non poteva esserci, e un caro saluto anche a Gianluca, Fabio e Clara. Quindi ora sono le 23:12, io direi di mandare l'ultimo brano, che è di Thomas Allan con Sensation. Sayuz col brano, anzi Testa di Caso, ci sei? Dalla regia nessuno mi risponde, come sempre mi no, visto, ti lasciamo sempre già così. L'ho fatto troppo apposta, chiedo media. Ci sono comunque. Buonanotte a tutti. Buonanotte, Sensation. Vai col brano. Have you taken all your belongings with you? So put on your coat, 'cause the train's about to leave. Lock the door, we're out for something new. 'Cause I want it all, yes I want it all, yes I want it all. But it's gonna break their hearts, you say. 'Cause the theme's always the same anyway. That's what they call a sensation. No, no, now's the time for you to fade away. That's what they call a sensation. Now, no, now's the time for you to fade away. Survive the nights, streets wallpapered with articles of people looking for bands. That's where I wanna be, where I wanna go. That's a place for me. But it's gonna break their hearts, you say. 'Cause the theme's always the same anyway. That's what they call a sensation. No, no, now's the time for you to fade away. That's what they call a sensation.